voglio fare questo e quest'altro, però non voglio che mia figlia stia male. Non voglio che mia figlia stia male e non voglio che mia figlia si arrabbi con me. No, 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 lei deve consentire a sua figlia che si arrabbi con lei. È legittimo che si arrabbi con lei se lei decide di separarsi da suo marito, e sua figlia deve avere la possibilità di arrabbiarsi con lei, perché è solo attraverso la rabbia che riesce poi a metabolizzare quello che le sta accadendo. E mi viene in mente un altro esempio, non so se, fatemi capire questo, se io vi porto degli esempi, riesco, vi sono utili i esempi di bambini, perché poi in una settimana ce ne sono tanti, no, che mi capitano. Mi viene in mente, in una scuola dell'infanzia sempre, stavo osservando dei grandi, perché in alcune scuole dove sono sia sulla scuola dell'infanzia che sulla primaria seguo la continuità, il passaggio dalle scuole. Stavo osservando un gruppo di grandi, io adesso cambierò i nomi ovviamente perché non mi piace utilizzare i nomi reali, preferisco utilizzare di fantasia. Mentre i bambini stavano facendo una scheda eccetera, delle bambine grandi si stavano parlando e stavano raccontando quello che avevano fatto il giorno di carnevale. E una dice all'altra, ah tu, io sono andata in oratorio, mi sono vestita da eccetera eccetera. L'altra bambina disegna e tu, chiamiamola con nome, Marta. Tu Marta, e Marta dice, io sono andata a Viareggio. Mi dica anche un altro nome di un maschio e una femmina a caso. Marco e? Maria. Marco e Maria. Allora tu Marta, io sono andata a Viareggio, infatti stavo facendo un bellissimo disegno. Ah, Viareggio cos'è? È questa bambina molto, oh, è una bella città vicino al mare, cioè, guarda, questi sono i carri, no? Sono i carri. Premessa, questa bambina, che è all'ultimo anno di scuola dell'infanzia, ha i genitori separati da 3 anni e la mamma convive da un anno e mezzo con un compagno che ha costruito veramente una bella relazione con la bambina, no? Che mi ha detto che si chiamerà Marco. E quindi e la bambina descrive, a Viareggio passavano i carri, appoggia la matita e dice, e la mia mamma faceva le foto ai carri, e io, mamma, spostati, perché avevo paura che il carro me la schiacciava e che moriva, l'ha coniugato, e che moriva, no? E poi c'era anche Marco, no? Parla del compagno, anche lui lì a fare le foto, ma anche se il carro lo tirava sotto, non mi faceva niente, con la mano così, ok? E dico, caspita, era un rapporto con questo compagno veramente positivo, no, anche lì io mi faccio di quelle risate, una risa, vuol dire, caspita, però non mi sono fermata a dire, ecco, vuol dire che quel compagno è un compagno che si interessa molto, che viene, è proprio una figura positiva. Però questa bambina ci ha tenuto a dire le compagne, la mia mamma è, poi c'era anche lui, ma proprio col gesto, ma anche se finiva sotto mi faceva niente, no? Se lo schiacciavano, così. E questo è un altro modo, ad esempio, per poter esprimere le emozioni. Lei in questo modo ha liberato quell'emozione di odio e di amore che ha verso questa persona, ma che tutti i bambini hanno verso i genitori, i nostri figli, e ci amano e ci odiano, e ci odiano e ci amano. Ma sì, proprio perché sentono che noi li amiamo, si danno anche la possibilità ogni tanto di tirar fuori la rabbia, l'odio, il fastidio. Tanti bambini appena adottati sono bravissimi, li mettono a posto tutto, sistemano tutto, dei soldatini. Poi dopo
un po' di mesi, quando capiscono che magari non li riportano ok a destinazione, allora iniziano e guardi dottoressa, siamo preoccupati, ha iniziato a rispondere male, a dirci no. Oh, benissimo, finalmente questo bambino non ha paura, ha diminuito, perché non è una parola grossa, la paura di perderti, e quindi vi dice anche questo. Ok, più carichiamo la nostra mente e il nostro cuore di emozioni, di sentimenti non espressi, più ci si crea dentro un rumore che ci ostacola nelle faccende quotidiane, nei nostri compiti, nei nostri impegni, e ci impedisce un po' di essere noi stessi e di fare le cose, di volerci anche un po' bene. Questo capita un po' anche ai bambini, anche se i bambini sono un po' più strutturati di noi, nel senso che i bambini hanno anche la capacità di non stare sempre su pensieri che li fa star male. Non sono come noi adulti, no? Noi adulti abbiamo una preoccupazione e continuiamo. Ok? Un bambino, se a noi ad esempio dovesse venire a mancare il padre o la madre in età adulta, pensiamo a un genitore con il quale abbiamo un buon rapporto, ci pensiamo più volte in un giorno, due giorni, tre giorni, siamo un po' un fiume in piena. Il bambino, per il bambino non è così. Se noi dovessimo venire a mancare ai nostri figli, avrebbero dei momenti in cui sta male. E poi, due ore magari piange, dopo un'ora ride, si mette a giocare, non pensa più alla mamma che è venuta a mancare, poi però le viene in mente, piange, poi però vuole il gelato, va al parco giochi, ride. I bambini hanno questa capacità di entrare e uscire dalle emozioni faticose. Gli adulti invece ci stanno dentro di più. Però è importante dare sempre al bambino il modo di poter esprimere queste emozioni. E per far questo i bambini devono avere l'esempio di genitori che consegnano anche le loro emozioni. Quindi anche mi viene in mente, non per portare sfortuna ai nonni, ma se dovesse venire anche a mancare un nonno, ad esempio, il genitore che rimane, tra virgolette, orfano del nonno in età adulta, che pianga anche davanti al figlio, perché attraverso quell'emozione gli trasmette un valore. Io posso dire a mio figlio, sì, mio padre mi manca tanto, è venuto a mancare a 65 anni, mi manca tanto, non era giovane, non era anziano, mi manca tanto, no? Ma se io vado da mio figlio e al di là di dire mi manca mio padre, mio figlio mi vede piangere, ok, due minuti, io con quel gesto dico di più che non con la parola. L'emozione arriva prima della parola e arriva anche attraverso un gesto. Quindi se vogliamo aiutare i bambini a raccontare le loro emozioni, a portarle, uno, che noi dobbiamo aiutarli a costruire questo canale. Due, stando attenti a non buttare addosso le nostre emozioni, ok? Mi viene a mancare il nonno, non è che mi faccio vedere 24 ore su 24 a piangere, ok? Però in alcuni momenti mi vengono in mente due fratelli, fratello e sorella adulti, forse di questi vi avevo parlato al primo incontro, e ricordo che nei loro racconti eccetera dicevano che quando era morto il padre loro era morto, che avevano 16-18 anni di infarto, la madre non aveva mai pianto. Non aveva pianto, sebbene fosse poi stata sempre chiusa in casa, no? Stava in casa, guardava l'orto, le piante, seguiva le galline, era pensionata, ma non usciva più manco dal cancello, no? E quindi sti due figli che dicevano che la moglie, no? Che la madre non aveva mai pianto, perché era una donna forte. Poi però ascoltando la madre,
La madre raccontava che lei si metteva a piangere di nascosto dai figli nella tromba delle scale. Quindi in quella famiglia piangevano tutti, ma non lo facevano insieme. Diverso è da un altro caso che sto seguendo, che è capitato l'anno scorso, di un padre che per un incidente stradale perde la vita improvvisamente, con la moglie che lo sa, non vede arrivare a casa il marito, chiama, risponde un carabiniere, ok, dice: signora, guardi che suo marito non gli risponde perché è morto. E questa, insomma, il marito rientrava dal turno della notte, e così, no? E questa signora, ad esempio, obbligava i bambini tutte le sere, candelina accesa sul tappeto, foto del papà per 3 mesi. La signora è disperata, neanche così però, quei bambini che non avevano voglia, no, però devono ricordare il padre, e lì a fare la preghiera, ma non per la preghiera, perché questi 3 bambini. Quindi da un lato dobbiamo riuscire ad aprire il canale affinché i bambini vedano le nostre emozioni e imparino che è possibile sentire e avere emozioni. Dall'altro però non dobbiamo caricare le nostre emozioni addosso ai bambini. Sono i bambini che ci devono buttare addosso le emozioni. Noi gliele possiamo esprimere, trasmettere, arrivando a tutelarli da noi, perché noi siamo i grandi, loro sono i piccoli. Ci sono domande? La bimba sta facendo una domanda. Allora, tutti vivono delle emozioni, sia bambini che adulti. Anche i bambini piccoli, anche i bambini piccoli del nido vivono delle emozioni, magari meno complesse, un po' più primordiali, ma ci sono anche lì. Una buona educazione emotiva porta un bambino di 2 anni, 2 anni e mezzo a saper riconoscere le 4 emozioni fondamentali, le principali, le basilari, no? Le semplici: la gioia, la tristezza, la rabbia e la paura. Capita che ci siano bambini della scuola primaria che non le sanno riconoscere, non hanno avuto un'educazione emotiva. È che i bambini sono più vulnerabili degli adulti perché non hanno degli strumenti a portata di mano adatti per rielaborare le emozioni. Sono gli adulti che devono aiutare i bambini a costruire questi strumenti. Non è naturale riconoscere le emozioni per l'uomo, è naturale viverle. È un po' come quando si dice, no? E scrivere, ma io dico sempre anche gli insegnanti elementari, ma non è un atto naturale imparare a leggere e a scrivere, è un'applicazione che l'evoluzione comunque culturale poi ha dato come possibilità. È naturale disegnare, scarabocchiare, sporcare i muri. Gli uomini delle caverne facevano già i loro capolavori, ma imparare a scrivere non è naturale. Quindi vivere le emozioni è naturale, imparare a riconoscerle è un passaggio in più. Bisogna costruire uno strumento con i bambini affinché imparino a uno strumento veramente semplice per i genitori, non solo è ad esempio quello di dire oggi sono un po' arrabbiata, perché, spiegare perché, no? Oggi sono un po' triste per questa cosa, oggi mi sento veramente felice perché ho paura che mi bruci l'arrosto. Utilizzare un po' questi nomi. Poi mi è venuta in mente un'altra cosa da dirvi adesso, e ad esempio un altro canale, ecco questo, molto semplice alla portata, è anche quando si leggono delle storie con i bambini, con delle grandi immagini a questa età, e aiutare i bambini ad entrare nel mondo emotivo di quel personaggio. Il brutto anatropolo, ad esempio, è una storia che si presta molto a cogliere le emozioni, la paura, la tristezza, la gioia, la rabbia.
utilizzare a questa età libri che hanno delle immagini molto grandi, che possono così arrivare bene al bambino. Perché è così difficile raccontare e ascoltare le emozioni? Allora, prima di tutto che ci mettono in contatto con il nostro mondo interiore in modo più intimo e diretto. E poi perché ci parlano dei nostri bisogni e dei nostri desideri. Questo lo dobbiamo pensare su di noi adulti. Se io devo spiegare a mio figlio come mi sento in quella situazione, perché posso far fatica? Perché per spiegarla a lui, prima la devo dire a me. E non sempre sono disponibile ad ascoltare quello che io ho dentro. Provate a pensare a delle domande anche importanti che possono arrivare. Fatemi un esempio, ditemene una. Sono una domanda, prima di fare un incontro, una cosa, sulle domande difficili. Una domanda che a livello emotivo può smuovere un genitore. Perché devi morire mamma? Perché devi morire mamma? Chi è? Perché devi morire? Ad esempio, le domande sulla morte, sarebbe bello magari lavorare sulle domande difficili, sono presenti a questa età. Per rispondere a questa domanda, ognuno di noi mi darebbe la sua risposta. Uno attinge alla sua esperienza di morte, al suo rapporto con la morte, ok? E quindi per rispondere a questa domanda io devo toccare le mie corde. Perché devi morire? E cioè, bella, non è che devo morire, starei volentieri anche qui io, ok? Però la morte fa parte della vita, ma tu sei ancora piccolo, e quando questo accadrà io sarò grande, ma anche io muoio, e c'è l'ingegnere che ci muore, no, mio figlio non deve morire, poi dice, caspita, tocca anche a lui, no? E cioè, guarda, ma tutti, tutti muoiono, però guarda, la tua vita è tanto così, è iniziata tanto così la tua vita, pensa quanta vita ne hai ancora, quando succederà sarai molto anziano. Ma io non voglio che tu muoia, mamma, per fortuna, non ho intenzione di lasciarti presto, ma se muori io cosa faccio? Cosa fai? Guarda, c'è il papà, no? Ma c'è il papà che ti vuole bene, e va bene, poi c'è chi, ci sono quelli un po' più svegli che fa morire tutti, e se muore il papà, c'è la nonna, e se muore la nonna fa morire tutti. Quando ha sterminato tutta la famiglia, e uno nonno e poi dice, guarda, sei un bambino talmente bello, talmente splendido, che di sicuro faranno ad Ara qui in paese per prenderti. Ok? Talmente, sì, è perché c'è chi poi ammazza tutti, no? Oppure ci sono anche quelli che fanno anche domande, ma ho pensato a questa cosa, mi raccontava una signora. Cosa aveva pensato? No, mio figlio ha pensato questa cosa, cosa ha pensato? Ha pensato, è venuto e mi ha detto, mamma, ho una cosa importante da dirmi, dimmi, ho deciso di costruire una tomba di famiglia. Grazie, sì, un bambino di seconda, terza elementare, sì mamma, con questa bella, ma è anche bello, pensate? Anche con che bella spontaneità. Certo, perché il nonno e la nonna sono morti, mi dice la signora, e li andiamo a togliere e mettiamo lì. Poi anche gli altri due nonni che ci sono ancora, li mettiamo lì, gli zii, questo e questo, vanno dentro lì, poi ha tirato fuori, poi anche tu e il papà, quando morite andate dentro lì, bene, ok? Se ti fa piacere questo. Poi possiamo chiedere, poi vorrei mettere, cos'è che ha detto quel bambino? Voleva mettere dentro anche un vicino di casa. Ma con la gioia, anche i bambini che riescono ad arrivare con contenuti di gioia,
a situazioni, e quindi dice la signora, mi ha detto, che dice, ma no, ma perché poi mi dica un nome qualsiasi. Simona, ecco, no, quello non c'è Simone, che diceva, no, perché poi quasi quasi anche il mio amico Simone, possiamo metterlo nella tomba di famiglia. Non dico più una cosa bella. Che è una cosa bella, no? Quindi ci sono anche degli aspetti emotivi, ok, che i bambini portano e che vanno un po' a cozzare contro quelle che sono le nostre emozioni. Che vanno un po' a cozzare. Mi ricordo che c'era una signora che mi raccontava che un bambino, non ricordo se era un mezzano o un grande, era stato portato a vedere la nonna che era defunta, no? Una donna malata, il bambino era stato preparato, e il bello, quindi era la prima salma che il bambino vedeva. Quindi la mamma, il papà, tutti preoccupati, prendono il bambino in braccio, lo portano nella sala in cui il bambino aveva sempre giocato con sta nonna. E indovinate il bambino cosa fa? A 5 anni, non ricordo se era fine mezz'anno, fine anni, mi dicevano i signori, c'era la bara con i due sostegni, e il bambino passava sotto la bara, saliva, ciao mamma, sotto, ok, con un'ilarità e una capacità di sorridere, e diceva, ma c'erano dei parenti che guardavano male, ma io ho lasciato fare, brava signora. Cosa vuole far star lì il figlio così a piangere sulla nonna che non torna più? È il suo modo di salutare la nonna. Quindi è anche importante rispettare anche alcune emozioni che arrivano. Certo, non è il bambino che durante il funerale si mette a ridere, a ballare nella chiesa. È un bambino che in quella che è sempre un po' stata la sua seconda casa porta un po' questa ilarità nel salutare la nonna, che non ha niente di irrispettoso, perché è un bambino di 5 anni. Quindi questo bambino in questo modo ha liberato la sua emozione, andando però a toccare l'emozione invece del padre che aveva perso la mamma e non era tanto contento, no? Perché lui era arrabbiato, perché voleva che la madre invece sopravvivesse a questa malattia che aveva cercato di combattere. Poi ci sono anche delle emozioni negative negli adulti, che gli adulti fanno fatica ad ammettere proprio a se stessi, e quindi c'è anche un po' di fatica poi ad educare anche il bambino a poter riconoscere le emozioni non negative, scusate, ho sbagliato, un po' più critiche che può vivere. Con dei bambini di quinta elementare, non quelli che dicevo prima altri, ho fatto un lavoro ad esempio sulle emozioni più critiche, quindi è uscito il disprezzo, è uscito l'odio, sono uscite il desiderio di vendetta, ci sono anche queste emozioni, questi sentimenti che è importante portare alla luce senza caricare troppo il bambino e senza inibirlo o far sentire il bambino fuori posto. Un'emozione espressa è un atto curativo, ok? Già il poter dire a qualcuno, ma provate a pensare anche voi, vi è mai capitato di avere un nodo alla gola, no? E a un certo punto davanti alla vicina di casa, all'amica, alla madre, che vi fanno un caffè o una tazza di, o anche qualcuno, anche tra uomini, magari i codici sono un po' diversi, ma poter dire a un amico, sono preoccupato per il lavoro. Caspita, questa preoccupazione, non dormo di notte perché aiuta a leggerli un po'. Questa la possiamo anche salutare. Cosa trasmettere al bambino? Allora, è importante riuscire nel dialogo e nei gesti a trasmettere un po' al bambino questi messaggi che io vi propongo.
Ok. Quando vuoi, puoi esprimere ciò che senti. Io saprò accoglierti. Mi piace che esprimi le tue emozioni. Non mi spaventa l'intensità delle tue emozioni. Se io ho paura, mi avvicino a un bambino, a un figlio, con la paura di quello che sta per arrivare a livello emotivo, mio figlio non me le consegna, perché ha paura di spezzarmi. Oppure mio figlio è un po' ansioso, sa che la mamma, che il papà sono un po' ansiosi, aspetta, prima di andare a consegnare l'ansia a un ansioso, ci penso un momento. Quindi il bambino non deve avere la preoccupazione che se lui, ok, mette un po' in circolo un qualcosa, poi dall'altra parte si fatica a gestire. Quindi è importante riuscire a trasmettere il non mi spaventa l'intensità della tua emozione. Raccontami ciò che desideri. Io sono qui, ti ascolto. Se tu mi racconti, io conosco la situazione, ti posso aiutare. Se tu non mi racconti, io non ti posso aiutare. Imparare anche a utilizzare dei termini quali non aver vergogna di quello che provi. Non è responsabilità tua se... Mi ha colpito in un percorso di educazione alle emozioni in una classe terza o quarta, in una scuola primaria, e due bambini in questa classe raccontavano di sentirsi in colpa quando i genitori litigavano. Quindi un maschio e una femmina erano, raccontavano al gruppo che il papà e la mamma litigano e quando litigano io penso che è per colpa mia. E cosa ti fa pensare questo? Che mi mandano via, mi allontanano, ma io e più fratello andiamo a sbirciare, no? E questa, a ascoltare, e questa cosa come ti fa sentire? Mi fa sentire peggio. Ma quando il papà e la mamma litigano, mi sento disprezzato. Ma cosa ti fa sentire disprezzato? C'è qualcosa verso di te? No, è che loro alzano tanto la voce, e poi mi dicono di andare via. Allora si attiva il gruppo, ma bambini, ma sentite un attimo, ma secondo voi cosa porta i genitori di Luigi ad allontanare Luigi quando litigano? E il gruppo che risponde, no, forse non vogliono farti sentire, e forse perché stanno parlando di cose da grandi. Allora dire, ma forse ti allontanano perché ti vogliono proteggere da quello che stanno dicendo. Allora cosa suggerite? E di dirlo alla sua mamma e al suo papà, ma tu hai mai detto, chiamiamo Luigi, hai mai raccontato che ti senti disprezzato dalla tua mamma e al tuo papà? No, non glielo dico. Per quale motivo? Cosa pensi che accada? Penso che poi si senta male, no? O anche il far passare ai bambini che loro non sono i responsabili delle emozioni dei grandi. Questo è un passaggio un po' difficile ogni tanto far arrivare, però se la mamma è arrabbiata con te, non è responsabilità tua. I bambini non sono responsabili delle nostre emozioni. Noi decidiamo, scegliamo come a livello emotivo reagire, ma non sono loro i responsabili. Se io mi arrabbio con mio figlio, sono io responsabile, non è lui. Anche far capire ai bambini questi passaggi non è poco. Io ho fatto arrabbiare la mamma, non tu hai fatto arrabbiare la mamma o il papà. Quello che tu hai fatto è colpa mia se la mamma è arrabbiata. No, non è colpa tua. Tu non hai colpe della rabbia della mamma, del papà, del nonno. È colpa mia se il papà è arrabbiato. No, non è colpa tua. È il papà che si è arrabbiato per quello che tu hai fatto. Ma questa rabbia non è responsabilità tua.
Anche questo è un modo per aiutare il bambino a portare le sue emozioni. Perché se un bambino si sente in colpa anche per le emozioni che vive, e non le racconta, o se si sente responsabile delle emozioni degli altri. Mi raccontava una nonna che sta gestendo dei nipoti, che a un certo punto i nipoti dicono alla nonna, nipoti di quarta, quinta elementare, dicono alla nonna: nonna, andiamo là, nel tal posto, a prendere il gelato con due compagni di classe, ci dai la mancia? Certo, due bambini responsabili, che questi bambini vanno, fra quanto tornate? 5 minuti, 10 minuti non ce ne sono, un quarto d'ora, mezz'ora non ci sono. La nonna chiama il nonno, guarda, insomma, sì,